Com'è andata l'esperienza, diciamo, su grande schermo? Come la valuti da 1 a 10? Molto coinvolgente, direi 8 e mezzo. Lo rifaresti? Sì, sì, volentieri. È stata divertente, soprattutto perché era la prima volta che giocavo a FIFA ed era la prima volta che giocavo con l'Xbox. L'esperienza era molto coinvolgente perché una visione così ampia consente di avere vari punti di controllo. Un bel 9 e mezzo. Giocare sul grande schermo permette di vedere meglio le cose, permette di avere una visuale più ampia, diciamo di essere più coinvolti all'interno del gioco. Era la prima volta che giocavo con un videoproiettore. La dimensione dello schermo permette di apprezzare tutti i dettagli del gioco e anche i colori sono piuttosto brillanti, quindi molto positiva. Beh, cosa mi aspettavo? Non lo so, ecco, non ho occasione di giocare quotidianamente con un proiettore a casa, quindi direi che per me era una novità, bello. Divertito tantissimo, anche perché FIFA è uno dei miei giochi preferiti. Vederlo su uno schermo così grosso non mi è ancora capitato. Quindi no, mi è piaciuta, è un'esperienza molto gratificante, assolutamente. Da 1 a 10 come valuti questa esperienza? Ma un 9 e mezzo. È stata una bella esperienza, il motore grafico andava bene, mi sono divertito, insomma. Lo rifaresti? Sì, volentieri. Mi sono divertito molto, gli avversari sono stati alcuni ostici, alcuni un pochino più semplici, è stato divertente e lo rifarei. Come valuteresti questa esperienza? Ah, l'esperienza è senz'altro un bel 8 o anche un bel 9 glielo darei, sia per l'organizzazione del torneo sia per la modalità di gioco. Complimenti a Gianluca Varisco, vincitore del primo torneo Epson Eurocup 2012 in quest'anno. Gianluca Varisco come premio riceverà un videoproiettore Epson e HTW 480. Complimenti dal team Epson. Grazie mille.